Amici sportivi e appassionati di calcio, la più cordiale buona serata a tutti, eccoci qua di nuovo con voi, naturalmente a tenervi compagnia per questi 90 e più minuti che vi racconteranno di questa partita esattamente per quanto riguarda il girone E della prima categoria e siamo con esattamente l'undicesima partita del girone di andata. Ospite qui al campo sportivo comunale della formazione della Pravalunghese, campo sportivo comunale di Pravalunga, c'è la formazione dell'Albano Sant'Alessandro, squadra dunque vicina, uno dei tanti derby che propone questo gruppo, questo girone per quanto riguarda la prima categoria. Vado subito a darvi qualche dettaglio per quanto riguarda la classifica con la formazione del San Paolo d'Argon che la conduce con 22 punti, due in più proprio della Pravalunghese, e con a quota 19 la Castellese, 18 il Gorle, quindi il Baradello Crusone 15, poi uno stacco di due punti con tre squadre a quota 13, il Valcalepio, lo Zogno, Brembillese, quindi Foresto Sparso e Carobbio a quota 12, San Pellegrino, Accademia e Albano a quota 11, Selvino e Fiorenti 10, chiude la Torre con 7. Questo è insomma quello che è. Attenzione, intanto il nostro Sergio corre dei seri pericoli su in tribuna coperta, diciamo così, con la nostra telecamera, se l'è visto arrivare davvero vicino questo pallone. E dicevo insomma che la partita di oggi è di fondamentale importanza per il proseguo della formazione di Pravalunga, che dovrà certamente approfittare di quella che è di quello che è lo scontro fra la prima e la terza della classe, vale a dire il San Paolo d'Argon e la Castellese. Allora possiamo dire che insomma, se vogliamo guardare in classifica, se San Paolo e Castellese, Castelli Calepio per intenderci, pareggiano, la Pravalunghese con una vittoria potrebbe agguantare il primo posto in coabitazione con il San Paolo. Chiaramente se la Castellese spugna, spugna il campo di San Paolo, a questo punto con la vittoria della Pravalunghese, la vittoria della Pravalunghese porterebbe da sola in primo posto della classifica la formazione del presidente Pomarelli. Assolutamente punti, e allora andremo a vedere che cosa dicono questi 90 minuti di gioco e soprattutto che cosa dicono queste due formazioni. Io ho visto anche in settimana la squadra di Pravalunga impegnata a Cazzago San Martino contro il Cazzago Bornata in Coppa Lombardia, una partita non bellissima, lo devo dire, è giocata sottotono dalla formazione di Pravalunga che è pervenuta al pareggio 1-1 al 92esimo, da lì si è andato ai calci di rigori e ha vinto la formazione di Pravalunga per 5-4, vale a dire 6-5 il risultato finale, proprio grazie al primo rigore che è stato parato dal portiere Speroni, calciato da un giocatore del Cazzago. Insomma, ancora una volta, come già era successo per quanto riguarda la formazione, come già era successo per la formazione la formazione, è già corretto Sergio, tanto attenzione, la formazione in Coppa per quanto riguarda il Baradello, è successo anche a Cazzago San Martino, quando appunto, benissimo, grazie per la delucidazione, mi lasci tutto, allora questa è roba tua, vai assieme, no, è roba tua quella lì. Benissimo, grazie Sergio per queste delucidazioni, non l'ho ancora detto, allora mi correggo subito, l'arbitro è il signor Innocenti, non l'allenatore della formazione di Albano, è Innocenti e non Ruggeri, ma non l'ho ancora citato, lo citerò. Che riguardano la formazione ospite qui al campo sportivo di Pravalunga. Insomma, stavamo parlando di quella partita a Cazzago, un po' fortunosa per la formazione di Pravalunga, che dunque ha portato a casa il passaggio ai quarti di finale, il che non è assolutamente da sottovalutare. Tutto sommato dei buoni risultati, e questo potrebbe proporre la formazione oggi schierata da sinistra a destra nel primo tempo in maglia completamente blu scura. Potrebbe proporla come outsider o perlomeno squadra che andrà ad impegnare la più blasonata squadra di casa. Intanto attenzione, il pallone è buono per il tentativo da parte di Masper, la sua conclusione con la palla ribattuta in calcio d'angolo. Ed è il primo tiro dalla bandierina. Parte, credo sia Cerea, dalla bandierina, il suo cross,
Mamma mia, in due, sia Facchinetti, sia il pallone però ancora buono, sia Vanoncini si sono forse ostacolati fra di loro, ne nasce comunque un secondo tiro dalla bandierina, sono arrivati quasi contemporaneamente, una deviazione a due metri dalla porta che poteva essere vincente, non è stata così, dunque si ripete il tiro dalla bandierina, secondo consecutivo, ancora Cerea dalla sinistra, parte il suo cross, poi Vidarò ancora, un tentativo, questa volta è stato Rocca a non toccare, la palla che termina in angolo dall'altra parte, a dimostrazione insomma che la squadra di casa è partita con il piede giusto, sicuramente rispetto alla settimana scorsa dove il primo tempo, anzi a 15, no, settimana scorsa, dove il primo tempo era stato veramente bruttino. E qui naturalmente vi sto parlando della partita fra la Carobbio e la Pradalunghese, dove il risultato poi alla fine era stato di 1-1, un primo tempo veramente da dimenticare per la squadra allenata da Gigi Zambelli, e dunque mi sembra di poter dire che già in questi minuti iniziali la squadra ha fatto molto di più di quanto aveva fatto in 45 minuti nella passata partita. Allora la formazione di Albano schiera con il numero 1 Malenza, col 2 Dumbia, col 3 Scaratti, 4 Santucci, con il 5 Ndiaye, il 6 Barra, il 7 Fratus, Innocenti con l'8, Carrara col 9, Andrea Capelli con il 10, con l'11 Putti. L'allenatore, come dicevo, è Innocenti, che ha portato con sé in panchina con il 12. Attenzione, intanto pericolosa questa incursione, la conclusione da parte di Andrea Capelli, il pallone che sibila vicinissimo al palo di destra della porta difesa da Speroni, mentre Andrea Capelli sta facendo segno a Carrara, gli sta dicendo, a Fratus per la precisione più che a Carrara, gli sta dicendo colpito col piattone, convinto di indirizzarla nell'angolino opposto, e la palla è davvero passata vicinissimo al palo, dunque una occasione per parte, e dobbiamo dire che anche sotto questo aspetto insomma le due contendenti si stanno affrontando a viso aperto. Lo dicevo con il mister Innocenti, in panchina c'è col 12 Burzi, 13 Mangili, 14 Morotti, Maver col 15, Grazioli col 16, Pezzotta col 17, Fabio Capelli col 18. La Pradalunghese schiera con il numero 1 Speroni, il 2 Vanoncini, il 3 Facchinetti, il 4 Poloni, il 5 Pettini, con il 6 Fassi, con il 7 Cerea, con l'8 Pedroni, il 9 Posis, il 10 Rocca, l'11 Masper. In panchina Zambelli ha portato, attenzione, intanto Masper, conclusione, colpisce di esterno destro, pallone più vicino alla bandierina del calcio d'angolo che allo specchio della porta. Zambelli in panchina col sé col 12 Testa, il 13 Birolini e 14 Cassera, col 15 Lussana, il 16 Cassis, Gritti col 17 e Appiani col 18. La direzione dell'incontro affidata al signor Facchinetti dalla sezione AIA di Lovere. Cambia gioco dalla zona opposta dove c'è Facchinetti, parte il lancio a scavalcare il centrocampo, Rocca di testa impatta, il pallone resta ancora in gioco, poi tergiversa un po' e il tackle lo perde, la rimessa in gioco è a favore della formazione avversaria, colpo di tacco a seguire, ancora Facchinetti in avanti, poi la respinta della difesa senza preamboli, Bara interviene, ancora un pallone che si perde in fallo laterale proprio qui davanti alla nostra postazione dove Fratus non riesce a raccoglierlo. Vanoncini che va alla rimessa, guadagna almeno 7-8 metri, il suo lungo lancio in profondità per Cerea, nulla da fare, la difesa dell'Albano si oppone bene, ancora batti e ribatti, la palla resta lì sui piedi di Pedroni, Pedroni che insiste in mezzo a tre avversari, perde il tackle, Cerea l'uomo di qualità, parte il lancio, è bello il passaggio per Bosis, Bosis ancora è lì tutto solo, manca il tocco sotto porta, l'arbitro aveva lasciato correre, si sono spintonati Dumbia e Bosis, l'arbitro ha lasciato correre, è riuscito a rimanere anche se in precario equilibrio Bosis per la conclusione, però una conclusione che di fatto è stato un passaggio fra le mani dell'estremo difensore Malenza. Io vi ricordo, e questo lo dico
per coloro che magari non masticano bene qual è il regolamento della prima categoria. Se si dovesse vincere la Coppa Lombardia, è successo al Casazza nella passata stagione, praticamente si aprono le porte del campionato di promozione. Posizione regolare, il fischio del signor Facchinetti arriva con un attimo di ritardo. Speroni però aveva anticipato il centravanti Carrara, che pensava di essere scattato in posizione regolare. Che riguarda l'assetto di gioco, tra l'altro stamattina parlavo con uno che ha masticato calcio a certi livelli, mi diceva che una delle pericolosità del campo sintetico sono i legamenti del ginocchio, perché non è facile, cioè la scivolata può portare proprio a queste problematiche. Adesso il sole se ne va dietro a qualche nuvola e ritorna tutto più bello, anche per quanto riguarda le riprese del nostro Sergio Magli, che sta usando lo zoom, ma soprattutto sta usando l'iris per aprire o meno il diaframma della nostra telecamera. Calcio di punizione intanto a favore della formazione di casa nella tre quarti. C'è Rea al cross e il pallone rinviato da Dumbia termina in calcio d'angolo. È il quarto tiro dalla bandierina a favore della formazione biancorossa. Linee verticali, dunque ancora un certo pericolo, ed è ancora Cerea che va a battere dalla destra. Parte il cross sul primo palo, allontana Bara, pallone controllato in qualche modo da Fassi, poi ancora Cerea e poi ancora Fassi a disturbare il tentativo, ma arriva Bara e fa carambolare il pallone proprio sulla scarpetta destra di Cerea, che devia inconsapevolmente in fallo laterale. Una partita comunque iniziata nel migliore dei modi per quanto riguarda la formazione della Pradalunghese, anche se dobbiamo dire l'occasione di Bosis è stata subito equilibrata dall'occasione del numero 10 Andrea Capelli, che davvero è andato vicinissimo al gol. Intanto c'è questo suggerimento in avanti, la palla che termina in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte di Fassi. Siamo all'altezza della panchina dove Gigi Zambelli ormai è rimasto seduto soltanto i primi 30 secondi della partita e adesso sta seguendo l'incontro con la consueta apprensione. Pallone che termina in fallo laterale, guadagna qualche metro, anzi molto più di qualche, almeno una trentina di metri la formazione di casa. Qui interviene bene Putti, rinvia però in zona morta, Facchinetti non si lascia pregare, tocca verso Poloni, il suggerimento di Poloni in area allontanato, ma macina ancora gioco la formazione di casa con un pallone di Pedroni non facile da gestire per Cerea. Riconquistano il pallone i ragazzi di Pradalunga, il pallone verso Bosis, la segnalazione di fuorigioco da parte del signor Facchinetti, mi pare. Adesso siamo un po' troppo, io lo devo precisare, perché se stessi dove c'è Sergio Magli per quanto riguarda le riprese, forse avrei potuto valutare meglio. Devono fare i conti con la difesa della Pradalunghese, che va di nuovo all'impostazione, qualche brivido c'è, retropassaggio per Speroni e conclude il discorso. Vi dicevo, sono sceso sugli spalti a commentare soprattutto per evitare quel fastidioso rimbombo che abbiamo notato nelle telecronache da quando ci hanno portato con la nostra telecamera in posizione vero privilegiata. Però siamo all'interno di un locale chiuso e c'è qualche nel commento, soprattutto qualche rimbombante di più, frastuono ma non frastuono, qualche eco, ecco l'eco forse che crea certamente qualche disturbo. Allora oggi con il radiomicrofono abbiamo deciso assieme al nostro caporegista Sergio Magli di scendere qui sugli spalti e soprattutto darvi il commento in diretta proprio qui dagli spalti. Salutiamo anche l'altro signor Sergio che ci permette
di cogliere le immagini dall'alto, posizione privilegiata, insomma, che naturalmente ci verrà buona quando verrà a far freddo, e allora abbandoniamo gli spettatori qui al fresco e noi ce ne andremo ancora di sopra a commentare la partita al calduccio quasi. Tanto attenzione, fa all'altezza quasi della bandierina del calcio d'angolo, ha rimesso da parte di Vanoncini con Bosis qui, ripeto ancora, che è pervenuto al gol, certamente al di là dei due calci di rigore che aveva battuto finora, è pervenuto al gol su azione, tra l'altro splendido, e speriamo, auguriamoci proprio che questo gol sia servito a sbloccare, che ha vestito per non tanto, mi pare qualche mese, anche la maglia della Vertovese Calcio, se non vado errato, e che adesso lo troviamo anche a Brusaporto, mi dicono, e che è stato appunto stato inserito adesso nella rosa dell'Albano, questo numero 6. Sicuramente dobbiamo dire sia numero 5, il numero 6, difensori centrali, hanno un fisico davvero niente male. Intanto attenzione per il tentativo e la palla in fallo laterale. Presumo sia fallo laterale, non calcio d'angolo, perlomeno mi è parso così di vedere, in effetti così è. Per la rimessa in gioco da parte di Fassi, il pallone ancora in gioco al limite dell'area e lo controlla in qualche modo, lo allontana proprio Bara, e poi riparte questo giocatore un po' piccolino ma sicuramente molto veloce. Il tocco di Poloni a liberare verso Bosis, ancora Cerea in mezzo a due, viene affrontato, non riesce a liberarsi, naturalmente hanno capito, attenzione, e qui Masper pecca un po' di ingenuità, il portiere era oltre la linea dei 16 metri, ha tentato, non so se ha tentato il cross o se ha tentato il tiro, è uscita una cosa a metà e il portiere ha fatto tempo. E riprendiamo dunque dopo un attimo. Attenzione, intanto la conclusione da parte di Rocca, che cerca di girarsi, il pallone che termina a fondo campo. 25esimo minuto. 29. Correggiamo, quasi 29esimo minuto. Dall'inizio della partita siamo risaliti. Saliti la nostra postazione, probabilmente un disturbo giù sugli spalti creava qualche problema, allora perdonateci, risaliamo la nostra posizione. Attenzione, mentre viene avanti Andrea Capelli, va sul fondo, cerca il dribbling, fermata la sua azione, il pallone che termina a fondo campo, reclamavano per un calcio d'angolo. Si riprende con il rinvio di Speroni, pallone che spiove, colpo di testa da parte di Bara, poi anzi era di Ndiaye, poi dall'altra parte cerca Putti, la velocità, pallone che termina in fallo laterale, rimessa in gioco ma è troppo solo, Rocca, colpo di testa di Scaratti difensivo, pallone in fallo laterale, rimessa in gioco, ancora un colpo di testa proprio nella zona dove c'è Rocca, ancora Scaratti su di lui, lo ferma di nuovo in fallo laterale all'altezza del vertice dell'area di rigore per la rimessa in gioco da parte di Fassi, poi Rocca che riesce ad andare al centro, qui c'è il pallone, la conclusione da parte di Masper con i piedi dopo che Speroni e Cerea era riuscito a far pervenire il pallone sui piedi di Masper, che non ha trovato la via del gol davvero per un non nulla. Ancora Cerea, Masper non riesce a trovare Rocca, occasione da gol, ma bravo soprattutto a Malenza, bravo e fortunato perché si è accasciato per terra, e proprio questo suo accasciarsi, qui l'arbitro fischia una posizione di fuorigioco che a mio modo di vedere non c'era, proprio perché
partito dietro. Dice Sergio Magli che è stato Bosis a concludere, non Masper, la sua conclusione che è stata neutralizzata da Malenza, e forse questa altra occasione da gol per la formazione di casa. Ancora un fallo, calcio di punizione a favore della formazione dell'Albano. Calcio di punizione. Va a battere dalla sinistra, un tocco corto, questo cross dentro l'area, arriva Bosis a spazzare l'area, però tocca direttamente in fallo laterale, rimessa in gioco. Ed è Bara che va ad incaricarsi della rimessa. Lunga la sua gittata dentro l'area, pericolosa. Riesce Pettini ad allontanare. Poi ancora cerca di uscire la formazione maglia biancorossa. Questo retropassaggio va a toccare di testa Santucci verso il proprio portiere. E dunque azione che sfuma. Il rinvio di Malenza. Arriva in qualche modo Cassera, l'arbitro dice tutto regolare, riparte ancora Masper, l'anticipo nei suoi confronti da parte di Putti, palla in fallo laterale, Putti che è il capitano della formazione dell'Albano, all'altezza di linea centrale del campo per la rimessa in gioco di Fassi, sul pallone adesso c'è lo stesso Fassi che riesce a rilanciare in avanti. Cerea, il tocco di testa mette fuori il movimento Bosis, aveva fatto una cosa bella Cerea, mentre Facchinetti in copertura non rischia, e vedete l'esperienza del giocatore, ha detto se sbaglio il retropassaggio metto in movimento un avversario, è meglio che lo giochi io, questo di mandarlo in fallo laterale. Intanto attenzione Albano che si sta comunque facendo pericoloso e a dimostrazione insomma che la squadra allenata da Innocenti non è certo qua venuta per una passeggiata domenicale, diciamo così. Intanto qui sono in due esattamente, Pedroni e poi Pettini a chiudere sul centravanti Carrara, commettono fallo e ci sarà il calcio di punizione sul pallone Andrea Capelli, il più piccolo, mi perdonerà se lo dico, di statura naturalmente, ma la qualità non si discute, è stato lui ad avere il pallone buono. Parte il suo destro teso in area, pericoloso. E ancora Capelli di controbalzo, rimette di nuovo al limite dell'area, dove c'è il colpo di testa di Ndiaye che mette in movimento Putti. Non riesce però il capitano a manovrare come voleva, allora il disimpegno di Pettini. E c'è un buco da parte di Innocenti, la palla arriva a Rocca che interviene con un retropassaggio, ancora Rocca dopo il tocco da parte di Masper, e poi ancora gioco centrale, anzi non era Masper ma addirittura è Fassi, perché adesso bisogna dire attenzione, Cerea è tutto solo, Cerea, conclusione ribattuta, si sono chiuse le maglie difensive su di lui. Ha fatto il possibile, il controllo e poi la conclusione che era indirizzata sul palo opposto. Stavo dicendo che da quando c'è stato il cambio, che è uscito Poloni e è entrato Cassera, Fassi ha avanzato il proprio baricentro, mentre attenzione ancora proteste da parte di Innocenti, ci si mette anche il segnaline, ancora l'arbitro, vediamo. Che va a redarguire Innocenti, più che Innocenti credo sia un dirigente dell'Albano.
alzato anche il Gigi Zambelli a dire qualcosa agli altri giocatori. Le proteste sono state piuttosto vivaci, noi qui non le abbiamo sentite. Comunque si riprende con la rimessa, se ne incarica Vanoncini, è una lunga gittata, il colpo di testa a uscire molto bello da parte di Barra e poi il pallone allontanato, ma la palla resta lì, la manovra ancora è Fassi che cerca di mantenerla, la tocca verso Cerea, la conclusione di Cerea, la ribaltuta di Ndiaye, la conclusione non era potente ma poteva essere certamente indirizzata nell'angolino. Qui scivola il numero 10 Andrea Capelli, non è riuscito a servire come voleva i suoi compagni, allora si riparte, è la Pradolunghese che lo fa, siamo al 36esimo, 37esimo quasi, mentre sbaglia il lancio Facchinetti, interviene comunque il compagno Pedroni, poi Fassi, ancora un pallone rimpallato, Vanoncini senza fronzoli, sparacchia lontano, adesso arriva Putti. Putti controlla, cede dietro un compagno, parte il lancio, interviene Cassera, colpo di testa e poi ancora bello il tocco, non riesce Bosis in un secondo tempo, recupera il possesso, poi lo riperdono quelli della Pradolunghese, cercano di riconquistarlo ma fanno fatica a gestire il disimpegno o la ripartenza se preferite. Andrea Capelli, attenzione al lancio, troppo in profondità, esce Speroni, non succede niente quando mancano 7 minuti al termine, 8 minuti, 7 minuti e mezzo, via, al termine del primo tempo, il risultato è sempre sullo 0-0. Il rinvio di Speroni, Rocca controlla, arriva però a sostenere Bara, l'azione, anzi no, il numero 2 Dumbia, poi il suo rinvio Facchinetti, il colpo di testa ancora di Dumbia che sicuramente sta giocando bene, sono un buon rinforzo insomma per questi tre ragazzi di colore, nulla da dire, stanno facendo la loro bella partita. Pallone buono, Masper cerca il triangolo, non si chiude, Bara cerca la ripartenza dall'alto del suo fisico, riparte in velocità, fermata la sua azione, arriva Vanoncini, il disimpegno dove c'è Bosis e naturalmente nei confronti di Dumbia che lo sovrasta di almeno una quindicina di centimetri, non solo sotto l'aspetto dell'altezza ma anche sotto l'aspetto del fisico, l'arbitro vede un fallo da parte di Bosis, si riparte col calcio di punizione, Malenza la battuta, parte la punizione lunghissima al limite dell'area, Rocca, interviene Rocca, attenzione il rimpallo sull'arbitro, favorisce Rocca che però poi perde il secondo contatto e qui c'è la velocità del numero 11 Putti, lo affronta Facchinetti, l'arbitro non estrae il cartellino, fallo veniale ma soprattutto diciamo fallo d'astuzia da parte del numero 3 Facchinetti, calcio di punizione, siamo 5-6 metri, forse 7 lontani dall'area di rigore, leggermente spostati sulla sinistra. La posizione è sicuramente invitabile o invitante. Preferite, c'è, credo sia Capelli sul pallone, vediamo, la struttura fisica mi sembra proprio lui, in effetti parte la conclusione di Andrea Capelli, pallone rimpallato dalla difesa, si distende in avanti, Fassi che non riesce però a dare concretezza all'azione, allora interviene il portiere Malenza, il suo rinvio perentorio, colpo di testa di Bosis, quantomeno in interdizione
sicuramente ci sa fare. Ancora Andrea Capelli, fermata la sua azione, pallone sui piedi di Cerea, fallo su Cerea, Dumbia lo commette. Ha avuto di che, ha scambiato una battuta con quell'istrione del signor Testa che è proprio qui davanti alla nostra posizione, ma soprattutto proprio vicino al campo sportivo. Lui è un tifosissimo nonché dirigente della Pradalunghese e gli ha detto qualcosa, però senza offenderlo, perché c'è stato, attenzione, un bello scambio di battuta, di battute fra i due. Altro calcio d'angolo ed è il quinto tiro dalla bandierina. Parte ancora Cerea sul primo palo, addirittura il pallone che si alza, non riesce a intervenire Pettini, un po' sbilanciato nel suo intervento. Riparte Putti, cambia gioco, c'è Fratus da quest'altra parte. Fratus ancora a cercare il triangolo, ancora con il numero 10, Andrea Capelli, e va in chiusura perentoria, però il pallone era già terminato in fallo laterale e dunque l'azione sfuma. Si riparte dalla rimessa, dal fallo laterale, appena oltre la linea centrale del campo, siamo sempre sullo 0-0. Siamo a 2 minuti e mezzo, 3 minuti dal termine. Pradalunghese che non viene a capo di questa formazione, qui c'è il disimpegno errato, Vanoncini poi in qualche modo recupera, è bravo Pettini ad allontanare, ma ripropone ancora Dumbia. Eccolo qui ancora a ricevere il pallone, questo numero 2, bravo nella finta, cerca la penetrazione, pallone che terminava forse a fondo campo, però Speroni, per evitare qualsiasi problema di deviazione impercettibile, lo fa suo e poi lo ripropone in avanti dove c'è Cerea, un rimpallo tutto regolare per l'arbitro, di nuovo si è nella metà campo avversaria. E qui c'è il fallo commesso da Andrea Capelli nei confronti di Pettini. Parte la battuta, attenzione, troppo profonda. Non era Andrea Capelli ma Carrara che ha commesso il fallo, visto che è lui che è sottoposto alle cure di Andrea Pettini. Nulla di fatto. 2 minuti al termine. Si riparte con il rinvio di Malenza dalla propria area di rigore, spiove il pallone, nessuno interviene in prima battuta, Pettini lo fa in seconda, poi è bravo a uscire, pallone ai piedi Pedroni, scambia con il compagno, ancora Pedroni, centrale per Cerea che cerca la profondità, ma c'è un fallo nei suoi confronti. Si avvicinano i giocatori, innanzitutto Dumbia che va a chiedere, a stringere la mano a Cerea e a chiedere scusa al numero 7 per questo intervento. Bello, bello questo gesto sicuramente da parte del numero 2 Dumbia, che ha detto sì, ti ho colpito. Ma soprattutto attenzione, anche se siamo, possiamo dire, abbastanza lontani, oserei dire centimetro più, centimetro meno, intorno ai 32, 33, 34 metri più o meno. E allora, ecco qua, Cerea, e tutti lo temono perché pensate che va a infoltirsi la barriera, tutti temono il suo tiro, addirittura 4 uomini in barriera, mentre parte la rincorsa di Simone Cerea, conclusione a lato. Nulla di fatto. Ci avviciniamo all'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo. Un paio di occasioni per la formazione di casa, una per l'Albano. Ai punti forse meriterebbe qualcosa in più la Valunghese. Però sappiamo che poi a fare la differenza sono i gol e non i punti.
ed ecco che all'ora di gol non ne sono stati realizzati nessuno né da una parte né dall'altra, e il punteggio è quello di parità. Dubbia ancora il cross, colpo di testa dentro l'area, liberare poi Fassi che perfeziona, e poi parte questo bel lancio intercettato però dal numero 5, esattamente in Diaye. In avanti questo pallone, lo intercetta Vanuncini con calma verso Pettini, da questi a Facchinetti, retropassaggio Speroni che andrà a rinvio basso. Meno male che il controllo, meno male per la Pravalunghese naturalmente, che il controllo non è dei più felici da parte del numero 10 Andrea Capelli. Ancora Facchinetti in possesso del pallone, cerca e va a dettare il suggerimento Cerea, il pallone che però non viene raggiunto da che non raggiunge Cerea, poi qui Dumbo. Dumbia, chiedo scusa. Ora grande numero di Cerea, mezzo un paio di avversari, sì, il gioco di Rocca è buono, però non c'è nessuno sulla destra. Interviene però il direttore di gara e assegna il calcio di punizione a favore della formazione biancorossa, fallo commesso nei confronti di Bosis. Siamo più vicini, lo vedete anche dalle immagini, del nostro Sergio Magli, e anzi l'arbitro decide di non lasciar lasciar concludere al primo tempo con il calcio di punizione. 0-0 al termine dei primi 45 minuti. Ancora qualche difficoltà in fase di conclusione da parte della Pravalunghese, che comunque due azioni da gol le ha costruite, però non è riuscita a finalizzarle. Dall'altra parte un Albano che si difende con ordine, cerca la ripartenza, oserei dire i punti sicuramente qualcosa in più per la Pravalunghese, ma alla fin fine il risultato non cambia. 0-0, ci sentiamo fra poco per la telecronaca del secondo tempo. Sono tornate, amici sportivi, le formazioni della Pravalunghese dell'Albano sul terreno di gioco qui nel campo sportivo comunale di Pravalunga, dove si stanno affrontando queste due formazioni. Vi ricordo il risultato al termine dei primi 45 minuti di gioco, 0-0. Pravalunghese che ha avuto due ottime occasioni, dall'altra parte l'Albano che ne ha avuta una subito dopo la prima capitata per la formazione di casa, ma alla fin fine poi, come ho detto, il risultato non è cambiato e si è rimasti fermi sullo 0-0, che è poi il risultato che di fatto sancisce questa prima frazione di gioco. Stavo guardando se c'erano state sostituzioni, ho già detto che la formazione della Pravalunghese ha dovuto cambiare gioco forza Poloni con Cassera per un infortunio abbastanza serio, da quello che ci è dato di sapere proprio da parte di Poloni. Per il resto mi pare di poter dire che le due squadre sono ancora in campo con gli stessi giocatori, perlomeno la Pravalunghese sì. Tanto attenzione con ancora questa possibilità alla posizione di fuorigioco. Sì, sono ancora in campo con gli stessi giocatori. Ve le rileggo le due formazioni: l'Albano schiera Malenza, Dumbia, Scaratti, Santucci, Ndiaye e Bara, Fratus, Innocenti, Carrara, Andrea Capelli, Putti. La Pravalunghese: Speroni, Vanoncini, Facchinetti, Cassera, Pettini, Fassi, Cerea, Pedroni, Bosis, Rocca e Masper. Questi i 22 giocatori agli ordini del signor Facchinetti di Lovere, mentre vediamo il rinvio da parte di Dumbia. Pallone che spiove, non era Dumbia ma Ndiaye, pallone che spiove nel centro del terreno di gioco e poi viene toccato di testa e ributtato in fa laterale. Rimessa in gioco da parte di Dumbia, questa volta non mi sbaglio perché, come vi ho detto, dei tre giocatori di colore in campo per l'Albano, Dumbia è il... Ah, attenzione, pericolo, conclusione a fil di palo da parte di Putti che va vicino al gol. Albano dunque che dopo un minuto o due minuti di gioco sfiora il vantaggio con questa azione, un leggero, una,
disattenzione, ma oserei nemmeno chiamarla disattenzione. È stato Facchinetti che è arrivato un po' sbilanciato sul pallone, il rimpallo ha favorito il numero 11 Putti, che è andato alla conclusione sull'uscita del portiere, e il pallone che è sibilato vicinissimo al palo. Qui c'è una trattenuta, Rocca, conclusione e solo il gol, gol di Bosis, gol di Bosis. Dunque si sblocca anche in campionato, grandissimo gol peraltro, la conclusione di Rocca con i pugni chiusi, il portiere ha ribattuto e Bosis dunque perviene al gol in campionato. E a sottolineare che forse il gol in Coppa di giovedì scorso a Cazzago San Martino ha sbloccato l'attaccante. Siamo al terzo minuto. E questo è il gioco del calcio, amici appassionati, avete visto davvero per un non nulla Putti che è andato vicinissimo al gol del vantaggio per l'Albano, e sulla azione opposta c'è stato il vantaggio con la rete realizzata da Bosis. Qui c'è il fallo, l'arbitro che però, attenzione, gli ha spogliato anche una scarpetta. Qui ci stava la munizione, Andrea Capelli sicuramente trattenuto volontariamente, un giocatore avversario andava ammonito, l'arbitro l'ha redarguito e si trattava di Pedroni, l'ha redarguito soltanto verbalmente, arbitro molto, sta fischiando abbastanza, non sta arbitrando bene, allora fuori da ogni pensiero che non stia arbitrando bene il signor Facchinetti di Lovere. Però come in questo caso, ma è già capitato anche nel primo tempo, forse una ammonizione ci poteva stare e invece non l'ha combinata, però peccati veniali, il fallo l'ha fischiato, questo era importante. Certo, come in questo caso le trattenute volontarie vanno punite. Nulla di grave per carità, intanto segnaliamo appunto il gol di Bosis, il secondo nelle ultime due partite, Coppa compresa. E dunque speriamo davvero che, tra l'altro anche questo un bel gol, è entrato con il sinistro al volo, ancora il pallone, ancora Rocca e il pallone che va fuori davvero di un non nulla, l'esterno destro di Rocca con la palla che va vicina al palo di sinistra della porta di Malenza, di destra per noi che guardiamo, e va a terminare a fondo campo, mentre ci sono state proteste da parte dei giocatori della difesa dell'Albano che reclamavano forse un fallo di mano, non so che cosa. L'arbitro ha detto non tutto regolare, ma comunque dobbiamo dire che l'azione, ma soprattutto il tentativo di Rocca questa volta, è stato molto bello. Il rinvio del portiere Malenza. La partita sicuramente adesso con questo vantaggio nei primi minuti ne trarrà giovamento, lo dobbiamo dire. Petteni intanto di testa, poi qui attenzione, intanto vediamo che è entrato anche il numero 17 Gritti mi era sfuggito, mi sembrava il numero 11, già ci vedo poco così da lontano. Petteni intanto, Facchinetti rinvia e dunque Rocca ancora che difende anticipato, però questi sono errori da evitare. Andrea Capelli, il tocco a seguire, esce Speroni, bravo, anticipa tutti. Pallone allontanato poi da Speroni, ne esce un passaggio per Bosis, poi il colpo di testa del numero 5 Ndiaye, palla in fallo laterale, rimessa in gioco Fassi, tocco dietro verso Cassera che cerca di mantenere il pallone, lo va a servire verso Pedroni. Stavo guardando di chi aveva preso il posto Gritti, allora mi pare di non vedere più in campo il numero 11. E dovrebbe essere il numero 11 Masper ad aver lasciato il posto a Gritti. Questo, allora adesso vedrò di tenere d'occhio la formazione. Ancora Facchinetti, ci mette il piedone, palla che va in calcio d'angolo del primo tiro della bandierina a favore della formazione di Albano, primo tiro dalla bandierina dalla sinistra, mentre va Andrea Capelli alla battuta, ha
Allora vediamo, visto che adesso posso vedere tutti i numeri, sì, non c'è Masper, mentre qui c'è la conclusione da parte di Putti, rimpallata, lo stesso Putti dovrà rimettere. Non c'è Masper, Magritti nelle, per quanto riguarda la formazione di casa. Ancora Putti alla rimessa, disimpegno errato della difesa, arriva Pedroni, allontana Rocca, corregge di testa verso Cerea che tocca un bel pallone, qui ancora Putti, grande movimento del capitano, va a servire Andrea Capelli, l'arbitro che ci mette ancora del suo, è sempre un po' in mezzo ai piedi l'arbitro, dobbiamo dire, ma questo è anche sinonimo di voler seguire l'azione da vicino. È inutile nascondere, perché se è vero, se stai lontano dall'azione del gol, del gioco, il pallone non lo intercetti mai, se sei vicino prima o dopo ti carambola addosso, e questo ci può stare. Grande azione Fratus, mentre interviene a liberare ancora una volta Fassi e poi Facchinetti, che allontana perentoriamente la palla ributtata da Andiaie verso la zona di Putti, che la manovra, scambia in gioco con Innocenti, ancora Putti, c'è la conclusione, Speroni, era fil di palo e Speroni ci mette ancora il braccio destro e riesce a deviare in calcio d'angolo. E c'è un secondo cambio, il primo cambio nelle file della formazione, esce Innocenti ed entra col numero 13 Mangili, per quanto riguarda l'Albano. Questo è il primo cambio operato dal signor Innocenti, il mister della squadra di Albano Sant'Alessandro. Parte il calcio d'angolo, Speroni in un secondo tempo, dopo una leggera deviazione, attenzione, ha subito un colpo alla nuca Speroni. A massaggiarsi con il suo guantone la testa, nulla di grave, si rialza per conto suo, l'arbitro comunque era intervenuto. Scodella il pallone, ma credo che poi alla fin fine sia la rimessa, visto che Speroni comunque era rientrato in possesso del pallone. Parte il suo rinvio lunghissimo, colpo di testa di Indiaie e poi ancora arriva ad alimentare l'azione Innocenti. Cerea, la rimessa in gioco, scambia ancora Innocenti, centrale per Rocca, c'è però solo Bosis in area, l'1-2, ancora l'intervento questa volta di Dumbo, il pallone poi allontanato da Bara, spiove un pallone lì nella tre quarti, ancora Bara, arriva a sostenere l'azione Fassi, perentoria, poi il tocco verso Gritti, l'ultimo entrato, ancora un rimpallo, poi l'ultimo a toccare Gritti e la palla in fallo laterale, ma interviene anche il direttore di gara, segna il calcio di punizione per gioco pericoloso, ci può stare, battuto Bara, avanza Bara, va a toccare verso Putti, da Putti va in sovrapposizione Scaratti, eccolo che riceve dopo uno scambio, parte il lancio di Scaratti, l'ha buttato là in qualche modo il giovane Scaratti, poco costrutto, e la palla che arriva, anzi non arriva a Gritti perché la lascia terminare in fallo laterale per far sì che Vanoncini vada con tranquillità alla rimessa. Un'occhiata al cronometro, 12 minuti nel corso del secondo tempo, Pradalunghese 1 e Albano Sant'Alessandro 0, il gioco di Indiaie, poi il controllo da parte di Fratus, mantiene il possesso Fratus sull'attacca del pari numero Cerea, poi questo intervento pulito comunque da parte di Vanoncini e la palla che termina in fallo laterale per la rimessa in gioco con Dumbia che va a rimettere dall'out, l'intervento di testa da parte di Gritti che poi riceve il pallone in ritorno di Cerea, in qualche modo Pedroni sospinge il pallone in avanti, arriva a Rocca, fallo, questo era un intervento falloso, l'arbitro lascia proseguire e arriva ancora Pedroni scambia con Cerea, tergiversa Cerea, lascia scorrere i suoi due avversari che erano su di lui, poi va al
a riproporre verso Pedroni, che però sbaglia e tocca il pallone in fallo laterale. Nulla di fatto, ma tiene lontana la formazione di Pradalunga la squadra avversaria, che dopo essere passata in svantaggio sembra aver perso un pochettino di quello smalto avuto nel corso del primo tempo, che dobbiamo dire ha reso, e soprattutto all'inizio, proprio nell'azione precedente, antecedente al gol della Pradalunghese, ha avuto la più ghiotta delle occasioni di portarsi in vantaggio. Bosis perde il tackle, un rimpallo, poi arriva anche Vanoncini, ancora va a approfondire l'azione, la palla che arriva a Carrara, il pallone verso Bara, lo mantiene in campo Bara, anzi una rovesciata, lo propone in area dove fa Chinetti, comunque fa buona guardia ancora una volta il bravissimo difensore della formazione di Pradalunga. Dall'alto della sua esperienza il 36enne Facchinetti va a deviare ancora in fallo laterale per la rimessa in gioco lunga, come al solito il portiere Speroni esce, branca il pallone in presa alta e ripropone nella zona dove c'è Rocca, un retropassaggio di testa, interviene Malenza, nessun problema per lui e fa ripartire subito il proprio compagno, si tratta di Santucci, il lancio di Santucci e poi un intervento della difesa. Putti per l'Albano, centrale verso Capelli, ancora il tocco, Capelli fa tempo a intervenire di nuovo sul pallone, centrale il suo lancio, interviene in chiusura perentoria Andrea Pettini, buono il suo intervento, poi arriva Scaratti un retropassaggio per Ndiaye, il lancio di Ndiaye, c'è Facchinetti e deve andare subito al rinvio, Facchinetti non ci pensa minimamente, lo fa, Rocca in qualche modo interviene, tocca bene per Fassi, bello il disimpegno di Fassi, c'è il fallo nei suoi confronti, si lamenta Putti, ma mi sembra di poter dire che se non l'ha fatto Putti il fallo l'ha fatto sicuramente il numero 9 Carrara. C'è un cambio, esce Santucci ed entra col numero, esce il numero 4 ed entra col numero 16 delle file dell'Albano Grazioli. Cercherà di dare più, tanto è entrato anche, no, Mangini era già dentro al posto di Innocenti. Secondo cambio dunque nelle file della formazione di Albano, che cercherà di dare più consistenza all'attacco. Vediamo intanto questo tentativo 1-2 con Gritti che non riesce ad abbrancare il pallone. Siamo al 15esimo. Insomma, qui c'è il nostro Sergio Magli, attenzione, prima vediamo questa azione. Beh, bravo Andrea Pettini a intervenire ancora, c'è un fallo di Carrara nei suoi confronti, anzi no, è l'ultimo, il penultimo è entrato, Mangili, che è andato a commettere fallo nei confronti di Andrea Pettini, che era stato comunque bravo a chiuderlo e ad anticiparlo. E il nostro Sergio Magli, dicevo, che mi sta dando lezioni di inglese, e ho sbagliato una piccola pronuncia, Ndiaye si dice Ndiaye, e vabbè, quello mi può anche star bene. Poi mi dice il numero 2, guarda che non si chiama Dumbo ma si chiama Dumbia, beh cambia poco, insomma cercate di capire anche la mia sofferenza. E qui c'è la prima ammonizione, ammonito Fratus nelle file della, dell'Albano, il primo ammonito dell'incontro, forse un po' troppo severa questa ammonizione da parte del direttore di gara, ci può stare, ma ripeto, abbiamo visto interventi sicuramente diciamo forse più sanzionabili rispetto a quello che abbiamo visto adesso. Intanto comunque si va al calcio di punizione per la formazione di Pradalunga, se ne incarica come al solito Cerea, parte il tiro cross in porta e arriva con un attimo di ritardo Vanoncini, anche Bosis non ha creduto subito a questa opportunità e l'azione è sfumata, a fondo campo. E adesso vedete tante ombre soprattutto nella zona d'attacco della Pradalunghese,
Sole se ne sta andando via, questo è un pallone buono ma fa tempo a recuperare Ndiaye. Ndiaye, chiedo scusa, come dice Sergio Magli, lui l'inglese lo mastica come se fosse il bergamasco. Io anche il numero 6 lo chiamo Bara, lui dice che si chiama Bara, lo accettiamo. Intanto il pallone lungo per Putti. Inglese, francese, insomma, qui anche queste telecronache ci permettono di diventare poliglotti. La rimessa in gioco da parte di Cassera, Cassera verso Rocca, il tocco dietro. Pedroni, bravo a far girare il pallone, Petteni altrettanto, lo tocca verso Vanoncini, ha spazio Vanoncini, parte il suo lancio, il colpo di petto da parte di Bosis che sembra un po' più ispirato. Gritti, Gritti, Gritti in area, ha fatto una bella azione Gritti, suo retropassaggio però non ha trovato compagni a leggere il passaggio, riparte in velocità la formazione ospite, ma ancora una volta Facchinetti interviene e dice no. E poi qui invece c'è il fallo di Pedroni, gioco pericoloso dice l'arbitro, e il calcio di punizione a favore del Baradello che l'ha già battuto però in posizione addirittura arretrata, l'arbitro lo fa rettificare. Dell'Albano, chiedo scusa, non il Baradello, intanto il cross e il pallone che attraversa tutta l'area di rigore, ogni tanto qualche deviazione, ma gli amici di Clusone sicuramente capiranno perché io sono un po' tifoso anche del Baradello, allora cerco di incitare da lontano anche il Baradello con ogni tanto nominandolo anche a sproposito. A proposito di Baradello, la segnalazione del primo tempo in casa, sta perdendo per una rete a zero contro la Nuova Selvino, mi diceva Sergio Magli, poi naturalmente bisogna vedere cosa succede nel secondi 45 minuti. Intanto interviene Putti, Putti ancora difende il possesso, lo cede dietro, interviene, riesce a mantenere il possesso del pallone Grazioli, poi la palla che termina in fallo laterale, è lo stesso Grazioli che va alla rimessa, il pallone, bravo Facchinetti a intervenire, allontana, ma la palla è ancora a favore dei giocatori in maglia blescura, con Putti ancora un contrasto, resta colpito a terra Cassera, si continua a giocare mentre Rocca tocca il pallone fuori dal terreno di gioco per consentire a Cassera i soccorsi. Al terreno di gioco Cassera, lo fanno ubriacare di acqua mentre viene restituito il pallone Carrara e dà la sfera a Speroni, può rientrare lo stesso Carrara mentre qui c'è il tocco di Pedroni fuori misura, palla che arriva a Putti, Putti fa salire l'ultimo entrato Grazioli, ancora Putti va a chiudere lo spazio della costruzione del gioco, Rocca, la palla che termina in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte del numero 16 Grazioli, ancora una rimessa, ancora guadagna una ventina di metri Putti, la formazione di Albano, Putti che va ancora alla rimessa e poi va al cross, pallone che spiove Grazioli, Speroni senza problemi. Scorrono i minuti, siamo quasi alla metà, 22esimo nella seconda frazione di gioco, il risultato è di 1-0 a favore della formazione di casa che adesso con Bosis, c'è un contrasto vincente, lo stesso Bosis che crede in questo pallone lo va a recuperare, a crossare, però nel momento del cross viene
è deviato in calcio d'angolo, la palla arriva smorzata fra le mani di Malenza, ma il pallone era già terminato oltre il rettangolo di gioco. Calcio d'angolo ed è l'angolo primo del secondo tempo, il numero 6 totale. Ancora attenzione, altra conclusione, ancora Bosis che adesso ci ha preso gusto, una sforbiciata che davvero non si è infilata, ancora per una provvidenziale deviazione, non si è infilata nell'angolino, ma ancora una bella esecuzione. Qui Cassera difende un bel pallone, lo cede a Rocca, lo può toccare Rocca, poi tenta una soluzione solitaria, viene trattenuto da Fratus, l'arbitro richiama Bara a una certa tranquillità, li vedete i due, il signor Facchinetti e il signor Bara, li vedete discutere, Bara gli dice io ho fatto niente, non ho spinto lui, l'arbitro non è del parere avverso, che dice come no, questo anche me, tutto in dialetto. Calcio di punizione con Cerea che si incarica della battuta, vediamo, scatta Rocca, scatta anche Pettini lì davanti, il colpo di testa invece di Dumbia, palla fuori e poi un velleitario tiro da parte di Fassi senza, per la verità, poche pretese, infatti il pallone arriva fra le mani dell'estremo difensore Malenza che subito lo ripropone in avanti, rinviato, Dumbia che lo conquista, cercano adesso di impostare l'azione che passa attraverso questo lancio di Bara, bello il tocco di Putti ma interviene ancora in chiusura perentoria Fassi, bella l'azione e vediamo se riesce a dare profondità a Rocca finta lo stop, poi se ne va, lascia sul posto Bara, il tocco verso, peccato, verso Bosis, pallone leggermente troppo lungo, la palla che termina a fondo campo, ma arrivano gli applausi da parte del pubblico di Pradalunga che dice insomma e soprattutto apprezza la giocata di Rocca e prima ancora di lui da parte di Fassi, il rinvio del portiere, il pallone che spiove, Bara, il rinvio arriva sui piedi di Putti che cerca il lancio verso Mangili, troppo lungo per tutti, Speroni esce al limite dei 16 e siamo al 25esimo, 20 al termine, sempre 1-0 per la formazione di casa, mentre qui c'è l'intervento di Grazioli, palla campanile che arriva proprio nella zona dove c'è il presidente Fiammarelli che interviene con un colpo di tacco a stoppare il pallone, a dimostrazione insomma che i precedenti del presidentissimo sono quelli buoni. La rimessa in gioco da parte di Grazioli verso Bara difende il possesso ma lo supera Cerea, rimane Cerea in possesso del pallone, tenta il pallone filtrante come direbbero i cronisti quelli veri, tentativo di imbucata non riuscito e adesso c'è Capelli in possesso della sfera, cerca il lancio, arriva Fratus, il piattone sinistro, l'errore di Andrea Pettini ed è forse il primo di tutta la partita perché anche in questa occasione Andrea Pettini ha fatto in pieno il proprio dovere, sul rinvio questa volta è risultato piuttosto sbilenco, prende in carica Andrea Pettini numero 5 Ndiaye dalla bandierina, Andrea Capelli, attenzione Andrea Capelli, il tocco verso Putti, arriva dalle retrovie, uno schema questo, conclusione di Putti che si scontra anche con Bosis, Facchinetti è rimasto leggermente colpito ma è arrivato di corsa Putti, pallone che è terminato a fondo campo, 1-0 ancora per la Pradalunghese, partita però anche questa abbastanza, non dico sofferta, ma insomma carica di insidie, del resto tutte le partite di questo primo, di questo girone di categoria, il girone nascondono delle insidie.
Calcio di punizione intanto fischiato dal direttore di gara. Sul pallone Cerea, sarà suo il cross. In area, presumibilmente, vediamo. Parte il cross di Cerea proprio all'interno dell'area di rigore. Colpo di testa del numero 16 Grazioli, palla allontanata. Ripropone in area questo pallone, arriva nella zona dove c'è Cerea. Al suo dribbling ancora Cerea, una deviazione e la palla in calcio d'angolo. Ed è il secondo tiro della bandierina. Ancora Cerea che va a battere dalla destra. Parte il cross sul secondo palo. La traiettoria è terminata fuori, dice l'arbitro. Anche perché era veramente a un metro dalla porta Vanoncini che era intervenuto, però il pallone è terminato comunque fuori, ma l'arbitro aveva già fischiato. Pettini di testa, il rimpallo favorisce Mangili. Mangili al lancio verso Carrara, non può fare miracoli. Carrara i suoi palloni li ha giocati, ma questi sono davvero irraggiungibili. Minuti di gioco nel corso del secondo tempo, sempre 1-0 per la Pradalunghese. Ci avviciniamo alla mezz'ora, al quarto d'ora al termine, e attenzione qui il rinvio del portiere favorisce, c'è questo tocco, Bosis al limite dell'area, conclusione di Bosis con Grazioli che ci mette il piedone, riesce a rimpallare. Ancora una grande occasione, credo che il tiro di Bosis sarebbe davvero terminato fuori dalla portata di Malenza, perlomeno così ci è parso di vedere. Ancora il bel intervento, fallo da parte, fallo sui danni di Cassera da parte di Andrea Capelli, che poi va a protestare nei confronti dell'arbitro. Sì, il tocco c'è stato, magari involontario, però il contatto c'è stato. Calcio di punizione, Rocca dentro l'area, il tocco, la conclusione di sinistro da parte di Bosis. Ha cercato l'angolino ma non l'ha trovato Bosis, però bravo nel cercare una soluzione che poteva diventare insidiosa. Palla in fallo laterale mentre esce Fratus ed entra con il numero 17 Pezzotta. Terzo cambio. Esaurisce il bonus l'allenatore Innocenti dell'Albano, con Grazioli che ha preso il posto di Santucci, Mangili che ha preso quello di Innocenti e con Pezzotta che ha preso il posto di Fratus. Rimessa in gioco di Cassera, profondità, Rocca, bravo. Bosis oggi ha disputato una bella partita, Rocca. Ancora Fassi, intervento di Putti, Fassi evita l'avversario, scambia con Cerea, fermato con un intervento falloso di Andrea Capelli che si è un pochettino innervosito nell'azione di prima, è andato a commettere un fallo anche piuttosto innocente, diciamo così, piuttosto visibile insomma. Calcio di punizione, Cerea, esce il portiere a pugno con una mano sola mentre resta a terra un giocatore. Cerea dice: io non l'ho toccato, mi pare che sia il numero 6 Bara, così è.
si rialza, non dovrebbero esserci problemi per lui anche se esce dal terreno di gioco. Si riprende con il pallone scodellato. Pensate che noi siamo in alto rispetto al pubblico, eppure ci arriva, essendo proprio qua in alto, l'odore di sigarette che il pubblico fuma giù in basso. La dimostrazione, insomma, che questo fumo si insinua dappertutto. Intanto c'è un fallo di Facchinetti ai danni del numero 17 Pezzotta, l'ultimo entrato. Attenzione, pallone pericoloso in area, ancora una volta Petteni a spazzare l'area di rigore. Avevano battuto con in velocità e adesso Andrea Capelli sbaglia il tocco in avanti, la difesa interviene, qui c'è il fallo su Bosis commesso da Indiaye. L'arbitro richiama un po' tutti alla calma. E se stendono un giocatore come Bosis, vuol dire che l'intervento sicuramente non è di quelli teneri. Calcio di punizione, Facchinetti si incarica della battuta, lascia scorrere ancora qualche secondo, sono 34 i minuti di gioco nel corso del secondo parziale. Facchinetti cerca qualcuno sulla fascia sinistra, colpo di testa. Indiaye riesce a rinviare il pallone verso Grazioli, tocca dietro, cercano l'impostazione ma ancora una volta Facchinetti interviene perentoriamente. Sicuramente, attenzione, ammonito Andrea Capelli, secondo ammonito nelle file dell'Albano. Due numeri 10, Andrea Capelli e Rocca, si sono quasi abbracciati. I giocatori, dobbiamo dire, insomma, è inutile, si conoscono, non dico tutti, ma quasi. Intanto Fassi deve uscire dal terreno di gioco. Calcio di punizione, Facchinetti che dice a Cassera vai là sulla destra, in effetti forse ha ragione, poi però Cassera viene richiamato a difendere centralmente, mentre Facchinetti va alla battuta, troppo lunga ancora per tutti. E Fassi può rientrare. Nove minuti al termine. Sempre 1-0. Per la squadra di casa, che però anche oggi, dobbiamo dire, non ha fatto una vera e propria passeggiata nei confronti di questa formazione dell'Albano, che è nelle zone basse della classifica. Mentre c'è un cambio, esce il numero 10 Rocca anche nelle file ed entra col numero 13 Birolini nelle file della Pradalunghese. Terzo cambio anche per Zambelli. Bonus finito anche per la squadra che quantomeno difenderà con questa vittoria il secondo posto della classifica, ma siamo in attesa di ricevere notizie sulla partitissima della giornata, quella fra San Paolo e Castellese, la prima e la terza della classifica. È chiaro che con i tre punti la Pradalunghese resta quantomeno seconda, ma potrebbe avere delle belle notizie questa sera. Vediamo Cerea, parte il cross, il tocco, fallo di mano, sicuramente c'è stato. Giudichiamolo involontario come l'ha giudicato il direttore di gara, mentre ancora Facchinetti che va ad intervenire per primo su un pallone
giocato lunghissimo, Grazioli centrale per la conclusione improvvisa da parte di Capelli che termina a fondo campo. Siamo a 7 minuti e mezzo dal termine. Il risultato è sempre di 1-0 a favore della squadra di casa. E ripeto, viene insidiata, squadra di casa che è andata vicino, un paio di circostanze al gol del raddoppio, ma prima, e qui c'è uno scontro abbastanza pesante, involontario è vero perché tutti e due stavano guardando il pallone. Resta a terra il giocatore della Pradalunghese, è stato travolto da Carrara, però scontro di gioco, via. Per rialzare il giocatore della Pradalunghese che però fatica. Il massaggiatore sa il suo bel da fare. L'arbitro invita, eccolo lì, viene aiutato a rialzarsi. Si tratta di Fassi. E si riparte Facchinetti e va al lancio nella zona dove c'è Bosis, né lui né Gritti riescono a raggiungere il pallone. E infatti il portiere Speroni stava dicendo attenzione Gritti, si è adesso lanciato in avanti Ndiaye e va Birolini a fermare l'azione proprio di Ndiaye. Rimessa in gioco Putti verso Grazioli, il lancio verso Ndiaye, palla a fondo campo. 5 minuti al termine, 4 e mezzo per la verità, poi ci sarà il recupero, ma la Pradalunghese difende questo 1-0 che gli permette di guidare ancora in seconda posizione la classifica. Poi, come vi ho detto, naturalmente bisognerà valutare gli altri risultati. Rinvio intanto di Speroni, palla che spiove, il colpo di testa e poi la palla verso Gritti, riesce? No, forse no, infatti non è così, a mantenerla all'interno del rettangolo. Pallone che è terminato fuori, la rimessa in gioco di Dumbia. Barà, e notiamo questo scambio di ruoli, vedete che nell'assetto adesso dell'Albano addirittura Ndiaye è venuto a fare il centravanti, la prima punta, a dimostrazione insomma che l'Albano le vuole provare tutte. Il retrocesso, vediamo chi è il retrocesso centrale nella posizione di Ndiaye, il retrocesso Mangili, no, il numero 3 c'è, eccolo qua, sì, Mangili, che comunque, chiedo scusa a Grazioli, mentre qui c'è un altro scambio, adesso il gioco è frammentario, gran vocio da una parte e dall'altra, con Zambelli che sta dando indicazioni ai suoi, naturalmente la posta in palio
per la Prava Lunghese importante, anche per l'Albano, Albano che ha tutt'altre ambizioni rispetto a quelle della formazione del presidente Fiammarelli. Bosis, bello, bello il tocco di Bosis in mezzo a tre avversari, due, tre in tre su di lui, vediamo, bello il cross, attenzione, e per poco non ne approfitta Gritti, anche per un'indecisione di Ndiaye, non Ndiaye ma il Dumbia. Ancora Cerea, Cerea che non riesce a conquistare il pallone, lo fa Capelli, lancia da quest'altra parte, Ndiaye è circondato da 3-4 giocatori, nulla può, allora tocca verso Putti, centrale, si gioca ancora, naturalmente siamo al 42esimo e il pallone è troppo lungo per Dumbo, Dumbie, Dumbia, Dumbo. Sole se n'è andato non solo dietro le nuvole, una giornata oggi che era stata chiamata in un primo tempo piovosa, che invece tutto sommato è stata clemente, diciamo così, e adesso Busis lì da solo, bravo Cassera, va al tocco l'1-2, grande azione, pallone che arriva a Fassi, cambia gioco, c'è Gritti sulla sinistra, va in profondità, forse è troppo lungo il pallone, infatti Gritti non riesce a crossarlo e tutto si spegne a fondo campo. Maglia il rinvio, lo corregge Putti, Virolini di testa, Capelli, c'ha due bei piedi però, questo numero 10, Ndiaye, conclusione, si gira e tenta la conclusione di prima intenzione, l'ex stopper, diciamo così, della formazione dei primi 75 minuti di gioco, da un quarto d'ora a questa parte è diventato il centravanti. Rinvio, colpo di testa, Petteni, passaggio è corto, poi senza fronzoli Vanoncini, adesso c'è l'arrembaggio dell'Albano, un Pezzotta al tocco dietro, Dumbia e il cross Speroni che interviene, la branca in presa alta. Parte il rinvio, bravo Bosis, tiene in campo un bel pallone, poi lo può cedere dietro, preferisce gestirlo, c'è il fallo su di lui, due uomini sul posto, va al cross, il pallone è buono per Cerea, e la conclusione di Cerea ribattuta in calcio d'angolo dal portiere, grande azione da parte di Bosis, azione prolungata, Cerea che forse poteva calciare prima, ha ritardato, 5 minuti di recupero dice il direttore di gara, in effetti siamo appena oltre il 45esimo, Cerea chiama Gritti, poi invece parte il cross, ancora il colpo di testa, questa volta del numero 6, ancora Cerea il pallone sul sinistro, non lo gioca o perlomeno non lo calcia, non è nelle sue giornate migliori Cerea, lo dobbiamo dire, è ancora questo pallone, adesso viene avanti Ndiaye, se lo allunga un po' troppo, qui c'è il fallo Ndiaye, tutto regolare, resta a terra un giocatore della formazione di casa, colpito dal numero 5 Ndiaye, infatti vedete che il giocatore di colore è andato a chiedere scusa al giocatore avversario, come a dirgli sì è vero ti ho toccato, però un'azione di gioco, chiaro che adesso qualcheduno vuol far passare anche qualche attimo di più e io ho l'occasione per dare un'occhiata al pubblico che non sarà numerosissimo, però un pubblico appassionato, un pubblico che sta incitando sia una che l'altra squadra e naturalmente i colori che più stanno a cuore
del paese della massa bergamasca, sponda destra salendo da Bergamo, sono quelli biancorossi della Pradalunghese. Il nostro Sergio Magli che ha dovuto ricorrere al giacchettino paravento perché gli spifferi entrano anche dalle finestre da dove siamo posizionati. Speroni, il suo rinvio nella zona di Cerea, anticipato di testa, arriva Fassi, bravo ad anticipare l'avversario. Siamo al terzo minuto dei 5 di recupero, forse ci sarà però anche un attimo di recupero ancora, proprio perché c'è stato l'incidente di poco fa, niente di grave per fortuna, le squadre ancora al gran completo anche al di là dei piccoli contatti che ci sono stati. Qui guaglia l'intervento Dumbia, guadagna Gritti la rimessa, la Pradalunghese se ne va Gritti ad effettuarla, finalmente lascia fare lo sforzo agli avversari, non ha assolutamente nessuna fretta di accelerare le operazioni di rimessa in gioco Gritti verso Bosis, e si è galvanizzato Bosis, dopo il gioco ha avuto un paio di opportunità, registriamo un paio di azioni belle da parte del giocatore che dopo aver realizzato il gol dell'1-0 e si era in pratica al terzo minuto del secondo tempo ha cominciato a credere un po' di più nelle sue possibilità, non è che noi non ci crediamo, è che fino a questo momento aveva difficoltà a trovare lo specchio, e adesso visto che ha realizzato il gol bello tra l'altro di giovedì contro la formazione bresciana del Cazzago in Coppa Lombardia, oggi l'ha replicato con un altrettanto bel gol Gritti, lo stiamo ritrovando, e chiedo scusa Bosis, lo stiamo ritrovando. Intanto qui attenzione, il fallo rosso per Carrara, credo sì, il numero 10, secondo giallo, era già stato ammonito. Espulso Andrea Capelli, non Carrara, chiedo scusa, era stato ammonito in precedenza. E in effetti qualche intervento al limite l'ha commesso il numero 10 che se ne va a capochino, mentre Cerea va a battere il calcio di punizione da posizione defilata, lontano dalla porta, saremo almeno ai 35 metri. Infatti non rischia il tiro in porta, va al tocco verso Gritti, mantiene il possesso, un rimpallo, la palla è ancora in gioco, il rinvio, altro rimpallo, qui lo gioca Pezzotta, il pallone cerca di far salire un suo compagno di squadra, suggerisce tutto ma c'è Birolini, buona guardia difensiva, ancora il colpo di testa da parte di Grazioli, e poi ancora e ancora un altro fallo Pezzotta. Siamo ormai ai 5 minuti di recupero e credo che l'arbitro concluderà adesso il recupero e di conseguenza la partita. Potrebbe essere l'ultima azione. Pacchinetti, attenzione in area Bosis, infatti finisce qui 1-0 per la Pradalunghese che rimane quantomeno in seconda posizione. Ripeto, il gol realizzato da Bosis al terzo minuto dopo una splendida azione di Rocca che ha concluso in porta sulla ribattuta di Malenza. All'altezza del dischetto di rigore è intervenuto al volo e Bosi si è ribadito in rete. Pradalunghese che continua il suo cammino alla conquista di quella posizione
che gli è comunque consona dall'alto di quella che è una formazione che sicuramente è vicina al grande passo che le è mancato l'anno scorso proprio sul finire. Bene, terminiamo qui, grazie al nostro Sergio Magli. Ribadiamo ancora Pradalunghese 1 Albano 0 e Pradalunghese che continua per il momento il suo splendido cammino. Grazie a tutti e a risentirci alla prossima domenica.